Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Tortora, ricercatore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna. Ringrazio gli organizzatori per essere qui in questa breve presentazione dell'Internet Festival, l'evento collaterale di cui vi andrò a parlare, e inizio a condividere una breve presentazione. In particolare io sono il leader dello Smart Medical Theater Lab, che è un laboratorio dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna, in cui stiamo analizzando l'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, come innovazioni abilitanti per le future applicazioni in robotica medica. L'Internet Festival per me è un evento molto importante perché l'ho vissuto 2 anni fa, in prima persona, proprio con uno strumento innovativo che poi andremo a vedere. Una breve storia di me: vengo da Isernia, nel Molise. Questo è uno dei monumenti principali della piccola città e più sconosciuta. E ho studiato a Pisa, che è una città in cui internet, è la città in cui internet è nato, il motivo per cui siamo tutti qui, studiando ingegneria biomedica, che mi ha permesso di arrivare poi a fare un dottorato in biorobotica all'Istituto di Biorobotica di Pontedera. Questa è la sede principale, dopo il corso di laurea, dove ho avuto la possibilità di fare un periodo all'estero, nelle migliori università a livello mondiale, in particolare l'Imperial College di Londra e la Carnegie Mellon University di Pittsburgh negli Stati Uniti. Quando ho iniziato il mio percorso, il mio professore mi parlava sempre di questo libro di Isaac Asimov, il Fantastic Voyage, che ha ispirato la ricerca che abbiamo portato avanti, che io stesso ho portato avanti nel corso dei primi anni, che mi ha portato alla realizzazione di un dispositivo del genere, che è una piccola capsula sottomarina per l'analisi gastroscopica, quindi all'interno dello stomaco. Immaginate questo dispositivo con una telecamera sulla parte frontale che acquisisce immagini dello stomaco senza dover inserire alcun tubo, alcun dispositivo invasivo all'interno della bocca del paziente. Quindi potrebbe aumentare le capacità diagnostiche e di screening degli ospedali italiani e di tutto il mondo. Fin dagli inizi del mio lavoro io ho privilegiato sempre le cose più piccole, quindi più vicine all'applicazione reale, perché è quella che mi ha sempre interessato, insomma. E quindi, mentre in laboratorio si lavorava molto a capsule endoscopiche, che avevano zampe, quindi bioispirate, a forma di medusa, io ho sempre lavorato su oggetti, dispositivi medicali piccoli, che potessero essere veramente utilizzabili. Considerate che il penultimo oggetto è una capsula commerciale in commercio dagli anni 2000, che è quella che ha ispirato la ricerca successiva. Dopodiché mi sono spostato alla robotica del futuro, quella che permette attraverso dispositivi minimamente invasivi come quelli che vedete in foto, di ricostruire all'interno dell'addome, dopo essere transitati attraverso la bocca, l'esofago e lo stomaco, di ricostruire una sala operatoria in miniatura, per poter intervenire in maniera totalmente mini-invasiva su tumori allo stadio iniziale e permettendo di fare delle piccole operazioni in maniera totalmente semplice per il medico che si trova ad operare con semplici strumenti, ma operando tumori allo stadio iniziale, magari, che sono stati identificati con sistemi innovativi allo stadio iniziale. Tutto questo ovviamente è possibile attraverso sistemi di intelligenza artificiale che arricchiranno quelli che fino adesso erano strumenti teleoperati. Questo è proprio scorriamo una timeline di quello che ho fatto nel mio background, in cui praticamente sono andato ad analizzare
tutti gli aspetti, da dispositivi medici innovativi, anche questo sferico è una capsula per colonscopia, a sistemi terapeutici. Per esempio, questa è una capsula terapeutica, che viene utilizzata per la cura, il trattamento dell'Helicobacter pylori, che, è stato, fra l'altro, il primo oggetto di un trasferimento tecnologico dalla ricerca al mercato, che è un tema per me fondamentale come ricercatore e come fondatore di imprese spin-off. Ve lo dirò poi nel dettaglio in seguito. Passando attraverso i robot minimamente invasivi che avete visto per la NOS, che è la chirurgia attraverso orifizi naturali, in inglese Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery, ad arrivare a dispositivi che ci permettono di guidarli, questi strumenti, all'interno della persona, all'interno delle persone, del paziente che deve essere operato. Ho lavorato personalmente anche su strumenti che integrano diverse tecnologie che senza internet non avrebbero modo di esistere per fare simulatori e sensorizzare pompe cardiache che vengono utilizzati per malati cardiovascolari per migliorare il loro stato di salute, per permettergli di pompare correttamente il sangue all'interno del proprio corpo in aiuto alla nostra pompa naturale che è il cuore. È stato studiato durante questo progetto il fatto che utilizzare una pompa cardiaca sensorizzata che si adattasse allo stato di attività del paziente avrebbe portato ad un recupero funzionale del cuore del paziente. Poi di cose se ne sono fatte veramente tante, quindi integrare, ad esempio, effettivamente con una telecamera, la capsula endoscopica e gastroscopica che vi ho mostrato prima, al monitoraggio di pazienti attraverso dispositivi indossabili, come questa maglietta bianca che vedete nella foto, e strumenti innovativi, ho cercato di innovare. Anche degli strumenti di meccanica classica applicati ai robot che avete visto prima. Quindi, mentre i robot delle slide precedenti utilizzano dei motori elettromagnetici, quello che siamo riusciti a fare come gruppo in Istituto di Biorobotica e sto portando avanti nello Smart Medical Theater Lab è sostituire i motori elettrici tradizionali con strumenti che siano basati su tecnologie ibride soft rigide, cioè si utilizza il silicone, che è utilizzato mo da molti scienziati per realizzare robot totalmente soft, viene utilizzato in questo caso per realizzare giunti meccanici tradizionali. Questo permette di unire i vantaggi degli strumenti soft ai vantaggi degli strumenti meccanici tradizionali. Quello che ho fatto successivamente è ispirarmi a qualcosa di più vicino al nostro mondo, insomma, da una pubblicità del 5G che potete vedere in TV, di cui non vi faccio ovviamente nomi, ma si basa su mostra una tecnologia di chirurgia robotica applicata in una fase, diciamo, durante un matrimonio, permette a un medico di operare a distanza, proprio attraverso quello che è il 5G, il futuro 5G, che permetterà di abilitare soluzioni di questo tipo. Un altro esempio lampante di come l'internet delle cose, la sensoristica, l'intelligenza artificiale abbiano migliorato possano essere abilitanti per la robotica, diciamo, dispositivi autonomi in senso lato, è l'esempio delle automobili autonome che guidano da sole, che è un esempio che
verrà sempre più, si avvicinerà a noi sempre di più nei prossimi giorni. Proprio questo, come il libro che mi aveva ispirato qualche anno fa per la realizzazione di capsule endoscopiche e dispositivi robotici innovativi, interconnessi e così via, ha permesso di spostare la mia attenzione con lo smart media Lab all'internet delle cose, a come l'internet applicato a strumenti di chirurgia e a strumenti che fanno parte dell'ospedale immaginato proprio come un teatro intelligente di tecnologia, a realizzare strumenti innovativi. È interessante questo aneddoto che ci fa capire come è nato l'internet delle cose. Chi partecipa all'Internet Festival probabilmente già lo sa, ma l'Internet delle cose è quello strumento, diciamo, che permette agli oggetti di essere connessi. È il primo oggetto che è stato connesso a Internet, è stata un distributore di Coca-Cola, insomma, alla Carnegie Mellon University, quella che io ho frequentato per qualche mese, un semestre del mio periodo all'estero, nel 1982, che facevano gli studenti, stanchi di verificare se ci fosse l'ultima lattina nel distributore, misero un sensore per accendere una luce quando effettivamente il distributore doveva essere riempito. Quindi si arriva a un concetto molto importante, quello del design dell'IoT, cioè noi dobbiamo imparare a progettare strumenti IoT che abilitano quello che viene dopo questo, cioè dopo l'IoT viene l'internet delle cose robotiche. Quindi aggiungiamo all'IoT tradizionale l'agire, cioè quello che differenzia un robot da uno strumento informatico tradizionale è proprio agire sul mondo esterno. E questa è una cosa molto importante che in tutti i sistemi che abbiamo visto finora, quindi questa interazione anche all'interno dell'ospedale intelligente di cui ho fatto il riferimento prima, è quello che abilita il futuro delle cose. Quindi in questo schema vedete che l'acting è uno dei blocchi da considerare in maniera precisa. Quindi questo ci apre l'internet delle cose, l'internet delle cose robotiche apre a una serie di applicazioni molto importanti nella smart home, nelle smart cities, quindi le città intelligenti che hanno strumenti interconnessi, monopattini elettrici, sistemi volanti magari che facciano qualcosa, allertino un'ambulanza autonoma ad intervenire in caso di incidente pericoloso, all'industria 4.0, un tema molto sentito ovviamente anche in Italia, su cui si stanno facendo molti investimenti. E in ultimo, la cosa che interessa più lo Smart Medical Theater Lab è l'applicazione al sistema medicale relativo agli ospedali. E in questo tema mi piace introdurre quella che è la realtà di Abizero, una startup spin-off della Scuola Sant'Anna, nata proprio dalla ricerca della Scuola Sant'Anna, che mi ha coinvolto direttamente, al trasferimento tecnologico verso la nuova impresa, l'innovazione che sperabilmente cambierà il nostro paese. In particolare, Abizero è una startup che ha ideato la Smart Capsule, che è un dispositivo IoT e dotato di intelligenza artificiale che permette il delivery, quindi il trasporto di organi medicinali e sangue fra ospedali, abilitando il personale che nulla ne sa di far volare droni, che sono dei robot volanti praticamente, in maniera semplice e immediata, senza dover ricorrere a corsi specifici o avere addirittura una patente. Questo perché? Perché il sangue è un bene pubblico, perché la mia formazione in particolare
biomedica, quindi tutto il tema relativo all'ambiente medico, ovviamente è una cosa molto, molto sentita. E poi, perché sono donatore di sangue, se non l'avete fatto, vi invito a donare sangue, insomma, perché il sangue è il bene che può salvarci in determinate situazioni. Cosa succede? Come viene trasportato ad oggi? Viene trasportato attraverso sistemi tradizionali che sono auto, moto, furgoni, e inoltre il 50% dei casi la catena del freddo non è rispettata. Per questo vi invito a vedere un bel video di cui che trovate sul canale YouTube di AB0, si chiama AB0X, in cui questa smart capsule è descritta nel dettaglio. È un video animato molto, molto carino che potrete vedere sui social, insomma, che descrive proprio l'attenzione che si è voluta dare a questo strumento IoT che è la Smart Capsule, che abilita tutta una serie di azioni molto importanti. Ed eccola la Smart Capsule, un oggetto che permette a chi non sa far volare i droni di attivarli attraverso una semplice app. Immaginate come se fosse una nostra nonna di 99 anni che ha bisogno di andare a trovare il proprio nipote e ha bisogno di prendere un'auto. Cosa fa la nostra nonna che magari sa usare il cellulare, insomma? Prenota una destinazione attraverso quelle disponibili, tra cui c'è la casa del nipote, e clicca sullo schermo. Quindi è la nonna 4.0 che ci sarà nel futuro e andrà esattamente a casa del nipote, alla destinazione prescelta, in maniera automatica e senza aver bisogno di una patente, perché il veicolo si muove in maniera totalmente autonoma. Inoltre il sistema è totalmente green, verde, perché è un veicolo elettrico che permette di evitare tutti quegli spostamenti che avvengono ogni giorno per ogni sacca di sangue che noi andiamo a donare. Perché immaginate, il sangue deve essere prima lavorato, poi diviso nelle componenti principali e poi spedito indietro agli ospedali che lo hanno raccolto. Immaginate il sangue, ovviamente immaginate quanto sia importante un sistema del genere in ambiente di emergenza. A livello tecnico non scendiamo nel dettaglio, ma il sistema si basa su sistemi commerciali di droni che vengono acquistati e utilizzati, comandati dalla Smart Capsule, che da un lato è brava a mantenere il bene trasportato alle condizioni ottimali di temperatura e dall'altro in grado di guidare un veicolo autonomo. Ha dei vari componenti che mi piace citarli, insomma, un flight controller, una serie di sensori, tutto quello che fa bene a un oggetto robotico che vuole connettersi a internet. Quello che è stato aggiunto in questo caso è un onboard computer, quindi un computer che all'interno della Smart Capsule permette di fare tutte quelle cose che ho appena descritto. In particolare, questo è il flight controller del drone, che viene utilizzato poi per gestire il volo, del sistema. Quindi la Smart Capsule non è brava a guidare le eliche del drone, ma è brava a settare una rotta e a farla seguire, senza possibilità d'errore dal drone, intervenendo in caso di difficoltà. Vi faccio vedere altro hardware che è stato utilizzato in questo sistema. Sono dei microcontrollori che vengono utilizzati assieme a quello che ci abilita la connessione internet. Quindi questo oggetto è praticamente lo abbiamo anche nei nostri cellulari, insomma, è l'oggetto che abilita la Smart Capsule ad essere connessa a internet in ogni momento. Quindi le applicazioni sono ovviamente tantissime e semplicemente far diventare un oggetto IoT può voler dire in alcuni casi inserire dei componenti aggiuntivi nella catena, come in questo caso per abilitare una connessione Bluetooth, insomma. Nel mondo ci sono varie persone che stanno facendo questo lavoro e con i quali AB0 si trova a confrontarsi ogni volta, avendo dalla sua una componente di ricerca molto importante che è quella della Scuola Sant'Anna. Quindi tutto il team, compreso me, si è mosso nel
con la credibilità propria delle spin-off della Scuola Sant'Anna per arrivare a una serie di risultati, avere dei contatti con il mondo medico, il mondo del volo, quindi l'autorità che gestisce poi il volo, e manager anche esperti che potrebbero portare a realizzare questo sistema che permette di ottenere, di offrire agli ospedali un servizio pronto al volo con licenza annuale che permette di risparmiare. Permette di ridurre i tempi di trasporto e liberare risorse per circa 2.000 euro per ogni singolo viaggio. Immaginate che anziché aspettare la sacca di sangue che arriva fra un'ora, un'operazione chirurgica possa essere fatta adesso alle 6:40 anziché essere rimandata la prossima settimana con conseguente aggravio di tempi e di costi. È stato analizzato, scorrendo molto velocemente, è stato analizzato il mercato, è stato analizzato, sono stati analizzati i possibili interessati a questo tipo di servizio e mi fa piacere citarlo, il primo volo di questo sistema è stato proprio all'Internet Festival 2 anni fa a Pisa, dalla Cittadella e successivo ponte c'è stato proprio questo volo. Vi invito a vedere su internet i vari video che si sono avverati. Qui dietro, non so se l'avete visto all'inizio, l'immagine di Leonardo, perché nel corso del tempo sono stati fatti dei voli dimostrativi molto interessanti anche a casa di Leonardo da Vinci, a Vinci, nel piccolo paesino in provincia di Firenze, dove Leonardo da Vinci è nato, c'è cioè il suo museo, ed è stato fatto proprio un volo celebrativo in occasione del cinquecentenario dalla sua morte, che ha portato a validare un sistema innovativo che si fonda sull'internet delle cose robotiche e sull'intelligenza artificiale, che ha portato a varie manifestazioni di interesse e ci permetterà un giorno di passare da questa situazione di traffico a cambiare prospettiva e vedere le cose dall'alto. Quindi ci sono alcuni temi che mi piacerebbe toccare e che mi piacerebbe rianalizzare anche insieme a voi in maniera più specifica, passando attraverso tutti i dispositivi IoT che hanno cambiato le innovazioni nel corso del nostro tempo recente, augurando ciascuno di noi a pensare a nuove idee e a realizzarle, perché il successo delle nostre idee dipende dalla capacità di dedicarci a realizzarle piuttosto che soltanto ad averle. Quindi questo è Abizero, ma sono contento di aver presentato anche tutto il lavoro di chirurgia e di innovazione dell'ospedale del futuro, del teatro medico intelligente del futuro e ringrazio tutti voi per l'attenzione. Buona serata.